Dopo qualche anno di assenza, ad Atessa si riforma una storica società di calcio dilettantistico che ha vissuto anni davvero splendidi, raggiungendo anche la prima categoria. Per me, che sono stato tra i pochi ufficialmente contrario alla fusione di qualche anno fa, il riformarsi di una nuova realtà è sempre un fatto positivo, perché secondo me nel calcio il campanilismo è essenziale. Quest'anno la felice notizia della nascita, della rinascita della formazione di San Luca, che è conosciuta da tutti come Draghi San Luca, ed è proprio questo il nome che questi ragazzi hanno deciso di dare a questa società. ASD Draghi San Luca, il cui presidente è qui di fianco a me, Giuseppe Menna, che abbiamo incontrato nel corso della presentazione ufficiale del Piazzano, quindi un'altra contrada che decide di ricreare la propria squadra. Voi per quale motivo, dopo qualche anno di assenza? Beh, giustamente che non c'erano ragazzi giovani per giocare, visto che ora ne siamo in tanti, abbiamo deciso di fare questa nuova scelta a San Luca. Visto che è parecchio tempo che non si fa più niente, allora abbiamo deciso di fare qualcosa di buono, di concreto a San Luca. Poi torniamo dal presidente, volevo sentire anche una dirigente, perché in questa società c'è anche la quota rosa, anche se minoritaria, però fa sempre piacere, la signorina Iris Liaci. Voi state ancora allestendo la squadra, manca qualche elemento, mi dicevano 4-5 ragazzi che state cercando, quindi chi è interessato sappia che c'è anche questa squadra a costo zero, ovviamente, per venire a giocare. A costo zero, perché abbiamo lo scopo principale del Draghi San Luca è quello di dare l'opportunità a chiunque abbia voglia e crede nel calcio così com'è, di dargli un'opportunità di dimostrare quanto vale. Diciamo che il nostro obiettivo naturalmente non è, bisogna partecipare perché è un gioco, bisogna divertirsi, però il nostro principale obiettivo è quello di vincere, e quindi cerchiamo giovani che vogliono vincere e che vogliono dimostrare appunto di essere degli ottimi giocatori. Quindi sono invitati anche i ragazzi che vogliono appunto dimostrarlo, che si sentono un po' messi da parte, perché no? Diciamo niente a nessuno, diciamo no noi. Ricordiamo che i colori, come la storia del Draghi San Luca ci ha insegnato, rimangono giallorossi. Sì, è giallorosso, perché negli anni 70 era il primo presidente che ha fatto giallorosso come maglietta. Ricordiamo nella storia che questa squadra è stata fondata più o meno alla fine degli anni 70 dal mitico Camillo Menna insieme a Giuseppe Pellicciotta, e tra alterne vicende si è disputato anche il campionato di prima categoria. Poi il presidente Menna rifece il Sangro River acquisendo i diritti della squadra di Brecciaio, e poi purtroppo scomparve. Si riformò all'inizio degli anni 2000 e adesso anche alcuni nipoti e dei vecchi dirigenti sono in mezzo a voi. Sì, che c'è il nipote Giuseppe Pellicciotta, che è vicepresidente dell'associazione, che poco tempo fa ci ha fatto vedere anche una foto della squadra. È stato bello, una bella esperienza vivere. Speriamo che ci divertiremo quest'anno. E ricordiamo che oltre a Giuseppe Menna come presidente e Iris Liaci come dirigenti, abbiamo come vicepresidenti Marcello Tiberio e Giuseppe Pellicciotta, il segretario Nicola Gargarella, il cassiere Matteo Carunchio, e poi altri dirigenti: Felice Tatangelo, Enzo Menna, Manuel Totaro, Evandro Serafini, Angelo Maggiolini, Marco Farina e Mirko Gargarella. E l'allenatore sarà il Ragno. Sì, il Ragno, l'uomo Ragno. Ragno è un bravissimo allenatore, giocatore, dice che quest'anno vinceremo. Ce la farei. Lui ne ha vinti parecchi di campionati, Rani Rotucci. Sì, speriamo bene. E l'unica incognita, e chiudiamo con Iris Liaci, è relativa al campo, perché state ancora valutando quale terreno di gioco usare. Sì, il comune di Atessa offre grandi opportunità di campi, ce ne sono parecchi, abbiamo quello di Montemarcone che purtroppo che è l'unico campo che sta a norma insieme a quello di Atessa, e che però ospita già molte squadre, e quindi ci farebbe molto comodo se il comune ci venisse incontro, e anche per comodità nei confronti delle altre squadre, per non costringerle a scegliere tra il sabato e la domenica, che aggiustasse quelle piccole inconvenienze che ancora presenta il campo.
campo di Piazzano, che poi sono proprio piccolezze. Ad esempio la rete dovrebbe essere messa a norma per sicurezza dei giocatori, anche per chi viene a vedere la partita, perché anche se è una terza categoria, comunque ci sono parenti o amici che vorrebbero venire a vedere la partita. Ricordiamo che il calcio è uno sport che unisce le persone e quindi sarebbe bello aiutare giovani e giovani squadre che vogliono portare avanti questa passione e questo sport. Se non si incomincia dalle categorie più basse a mostrare come il calcio possa aiutare la gente, non possiamo poi pretendere che succeda in Serie A o in campionati più alti. Quindi se il Comune di Atessa sarebbe così gentile da aiutarci ad aggiustare il campo di Piazzano, noi giocheremo volentieri a quel campo senza andare ad intralciare altre squadre che stanno anche loro disputando le loro categorie. Siamo sicuri che l'assessore Minna si attiverà subito a far sì che questa richiesta non molto costosa venga esaudita. Adesso io vi auguro un in bocca al lupo, ricordando che le squadre di Atessa ultimamente, tre squadre sono salite tutte e tre, quindi si dice non c'è due senza tre, ma si può anche dire non c'è tre senza quattro. Sì, sì, speriamo. Volevo fare un ringraziamento al Piazzano che ci ha ospitato qua questa sera, al presidente e tutti i dirigenti del Piazzano per chi ci ha dato questa, diciamo, questa opportunità stasera per l'intervista.